Bene, quindi adesso procediamo con il polpo in umido. Allora, questa è la mia ricetta, poi ognuno fa come vuole. Quindi prendiamo una cipolla e affettiamo a cubettini finissimi la nostra cipolla. Casseruola abbastanza capiente, la mettiamo sul fuoco, ci mettiamo un goccino d'olio extravergine e quindi facciamo dorare la nostra cipolla. Rosolata per bene la cipolla, aggiungiamo il nostro polpo. A questo punto aggiungiamo un goccio di vino bianco, di quello buono. Forse era un po' troppo, quindi questo qua me lo pappo io. Cin cin. Facciamo asciugare per bene il liquido. Il liquido si è asciugato, quindi aggiungiamo la passata di pomodoro. Volendo potete mettere anche la polpa di pomodoro. Questi qua sono 300 grammi di passata di pomodoro. Puliamo per bene la terrina con un goccio d'acqua, circa la metà d'acqua della passata, quindi più o meno 150 ml di acqua. La aggiungiamo al polpo e facciamo cuocere per circa una mezz'oretta a fuoco basso. Il sugo deve restringersi e almeno di un terzo, che sarebbe da coprire con il coperchio. Se non avete il coperchio, come in questo caso, vi insegno un trucchetto. Prendiamo più o meno la larghezza della casseruola con la carta da forno, la pieghiamo a metà, di nuovo a metà, e quindi iniziamo a fare degli spicchi. Prendiamo più o meno una base con la punta che parte dal centro e arriva fino più o meno al bordo. Quindi questo qua più o meno sarà il nostro. Formiamo quindi questo cerchio di carta che avrà più o meno la larghezza, insomma, della casseruola e quindi lo aggiungiamo all'interno. In questa maniera non faremo schizzare tutto il sughetto su tutta la superficie del piano cottura. Devo dire che si è cotto alla perfezione. Assaggiamo. Assaggiamo il polpo. Cottura del polpo è perfetta. Aggiungiamo quindi una bella macinata di pepe fresco. Volendo potete metterci anche del peperoncino, del sale fino. A piacere vostro potete metterci qualsiasi erbetta, magari fresca ancora meglio, magari che ne so, dell'origano fresco, oppure che ne so, del timo, del dragoncello, dell'aneto, potete metterci quello che volete. Io ci metto dell'origano secco, giusto poco perché è molto molto potente l'origano come spezie, quindi basta veramente come diceva mia nonna, un ninin. Mescoliamo per bene. Bene, a questo punto spegniamo il fuoco, assaggiamo un pochettino. Ricopriamo e lo lasciamo riposare altre 2 orette. Pronto anche il nostro polpo in umido. Questo lo possiamo servire tranquillamente così su una bruschetta di pane, magari con della polenta molla come per fare un secondo, oppure anche per fare una buona pasta, come in questo caso. Sale sull'acqua bollente e giù la pasta. Bene, un minuto prima che finisca di cuocere la pasta, spegniamo il fuoco, mettiamo la pasta insieme al sugo di polpo, mettiamo giusto mezzo mestolo d'acqua di cottura e la finiamo di cuocere. Senti che musichetta? Bene, impiattiamo. Giusto un po' di prezzemolo fresco ed ecco pronta la nostra pasta col polpo. Massa bom!